il grattello ha dentro la sua acqua. Eventuali varie sporcizie che possono essere argille o grassi, dovete lavare abbondantemente il muro in modo da solubilizzare i sali, portarli via, quelli che si riesce, però sarà una causa persa, quindi si ripresenteranno, però almeno. Questo per calare la polvere. Se la malta riesce a bagnare il supporto, sta su. La polvere del vecchio muro ha dentro sali, quindi vi sta sulla malta, ma lasciatela dei sali che vi darà fastidio. Quindi, se avete tempo e disciplina, fate i lavori fatti bene. Quindi si fa una un muro così si farebbe una scarifica fino a questo livello. Si tolgono tutte le parti che non stanno su, si tolgono tutte le polveri. E si svuotano, si tolgono i materiali non compatibili se li volete lavorare in via edilizia. Dopodiché si va a fare un rincocciamento nelle lacune, infatti qua lo possiamo fare, qua ci sono dei vuoti. Una volta fatto il rincocciamento si fa lo sbruffo, che è una superficie uniforme che farà da mediatore di assorbimento per l'umidità, farà da fondo di collegamento per il prossimo intonaco e su quello faremo il corpo di intonaco vero e proprio. Se avete la possibilità, arrivate a questo punto. Ma se è casa vostra, fatelo. E da noi è lo sbruffo, sempre quello. Sabbia grossa. 5 mm. Cotto macinato. O cocio pesto. Caccia idraulica. Ok. Questo serve per lo spritz, quindi è più fluido e più grasso di quello che sarà il corpo di intonaco. Perché lavorare con materiali naturali non vuol dire essere poco pratici. Ok. Io ho cominciato a usarlo nel restauro, dove è importante, oltre a fare il lavoro, non sporcare la parte adiacente. Vi dà la possibilità di fare delle iniezioni, quindi mettere il materiale all'interno. È comodo, costa poco. Che si potrebbe anche non farlo, però la malta poi quando asciugherà avrà una contrazione di volume in funzione dello spessore applicato. Questo è un impasto idraulico, quindi fa presa in fretta. Soprattutto se usi un inerte fino, una sabbia fine ti crepa molto. Più sottile è l'inerte, maggiore sarà il problema del ritiro plastico. Non ho capito, tre? Puoi farlo anche con questo se vuoi, così non c'è altro secco. Bello pieno, eh? Quello bello pieno raso. Guarda. Un goccio appena appena la metto, basta. Ora quindi una volta che avete caricato il frattone o sparviero, a seconda delle zone da cui venite, cazzuola pulita. Non occorre riempirla, se no vi cade giù. Si impugna qua, ok. Adesso metto una pallina apposta, una volta non c'era. È una cosa complicata, finché non si impara si pasticcia. Poi arriva il momento che va su. Ognuno ha la sua tecnica. Io mi sono trovato bene a lanciare con il fianco della cazzuola perpendicolare al muro. Ok, non di punta, se no lo lanciate di fianco, non in basso perché vi casca. Quindi è
Allora, il rinzacco è uno strato di aggancio. Deve coprire tutto il muro. Sull'edilizia moderna potete trovarlo così. Tutto a posto. Salta dietro. Sono carini in faccia. Ok? Lo fanno a rosata larga. Lo fanno per limitare l'assorbimento dai muri in cotto, che bevono l'acqua troppo velocemente. Okay. Sull'edilizia storica dovete coprire tutto, non devono esserci parti scoperte. Quindi si va a chiuderlo. Inevitabilmente c'è la cazzolata, perché c'è il grumo più denso, che non è uno sbruffo, è una cazzolata di arriccio. Ok? In questa fase questa è troppa, quindi si toglie. Togliendola, finché è ancora fresca, cosa facciamo noi? Leggiamo il muro, cioè la cazzuola segue l'andamento del muro. Quindi noi tiriamo più o meno lo stesso spessore, quindi sarà uno strato omogeneo, sarà uno strato sottile, perché è molto ricco ed elegante, quindi non va a crepare perché è sottile. Con un intonaco così, fare ampi spessori vuol dire farlo fratturare. Facciamo uno strato che si aggancia bene alla muratura, perché è ricco di legate, è aspro, è molto ruvido, che favorisce l'aggancio del corpo di intonaco che verrà dopo. Se lo rischiate, state facendo una finitura sul primo strato, ce ne vanno altri due, quindi oltre a essere tempo perso, le zone schiacciate, il poro si chiude, quando l'acqua va fuori spacca la malta, non serve, non fatelo. Quindi vi taglio, pareggiate lo spessore. Se avete il calcare pulito, potete raccogliere la malta. Se lì sei scomodo, stai in piatto centrale, è dopo il resto lo mettiamo senza considerare la messa a piombo del muro, senza considerare la planarità, altrimenti bisognava ricercare i piani, i piombi, fare delle fasce e riempire, probabilmente cambiavano gli spessori. Come si fa a fare una fascia? Si tirano i piombi del muro, quindi si trova il punto più sporgente. Per trovare il piombo del muro si usa il filo a piombo. Una volta trovato i punti sporgenti, che sono ovviamente quelli che vengono fuori, quelli sono quelli che ci danno la misura della messa a piombo del muro. Si fanno i tasti, uno in alto, uno in basso. Se questo fosse un muro costruito così, bisognerebbe spezzarlo. O lo stesso se fosse incavato, no? Comunque si sonda il muro, si guarda che planarità. Se ce la si fa a tirarlo dritto, si tirano le linee, quelle alte e quelle basse, che decideranno come sarà la planarità del muro. Dopodiché si costruisce... Per dare una visualizzazione a chi non l'ha mai vista, fai una cosa così, lunga tutto il muro. Esatto. Per fare questa ti devi appoggiare a due punti fissi. I punti fissi li fai appendendo un filo a piombo, okay, che scenderà ovviamente dritto, perpendicolare. Con una malta più ricca ed elegante, che fa presa in fretta, si costruisce un tasto, che è un tronco piramide, che si lascerà indurire, si fa su tutto il muro, si fa ogni 2-3 metri, 4 metri, in base alla lunghezza della pertica che si userà per riempire le fasce. E si intonacono le fasce. Costruisci il tasto, no? Quindi cresci di spessore finché arrivi a toccare, a sfiorare il filo. Lo fai qui, nell'angolo, poi ti sposti di un paio di metri, lo fai qua e vai avanti, ok? Una volta che hai fatto i tasti, riempi le fasce, le intonachi, appoggi la pertica. Due, immagina questa di averne una a un metro e l'altra, cioè distanti un metro e mezzo, due. Sì, dopo in mezzo fai un metro e mezzo, due per in mezzo per riempi tutto di malta, allora sei sicuro che quello viene tutto dritto. Ti appoggi e tagli
la malta in eccesso, ok? A un certo punto la scarichi e continui. Una volta che l'hai tagliata tutta, vedi dove ci sono delle lacune. Le lacune le vai a rinzaffare ancora. Quindi riporti il materiale dove, perché tu tiri via gli eccessi e vedi dove sono i difetti. Vai a portare ancora materiale sui difetti, finché arrivi a avere il muro che è chiuso ed è già dritto. Se ti interessa il muro dritto. Qui che abbiamo delle sporgenze enormi, non ha senso fare un muro dritto, anche perché è bello che è tutto storto, quindi andiamo a tecnica libera. Ha fatto presa, che è in grado di sopportare la nuova sovrapposizione. Noi steneremo il materiale, il prossimo materiale che è il corpo di intonaco. Questo è idraulico, il prossimo sarà aereo idraulicizzato. Già qui forse siamo andati un po' al di là di quello che è il rinzaffo pure semplice. Cioè è troppo grosso? In alcuni punti è già quasi intonaco, ok? Comunque un centimetro e mezzo. Lo spessore massimo dell'intonaco è dato dallo spessore massimo dell'inerte. Più gli inerti sono sottili, minore saranno gli spessori che l'intonaco riesce a sopportare senza andare in crisi.